E bella raga, qua è Samu Smash e quest'oggi ragazzuoli sono qui per portarvi un video unboxing favoloso sulla Nintendo Switch Lite color giallo. È veramente strafiga e veramente non vedo l'ora di unboxare questa fantastica console. Ho preso il modello Lite anziché quello standard perché preferisco usarla molto più in portabilità piuttosto che nella docked. Quindi alla grande con il modello Lite. E niente, insomma, senza perderci in chiacchiere, io direi di andare subito ad unboxarla da questa fantastica linguettina. Quindi andiamo subito alla stragrande. Mamma mia, regalo, l'ho presa a un prezzo veramente formidabile su Amazon. Se volete vi lascio anche il link in descrizione, che poi i prezzi variano. Io per fortuna sono riuscito a trovare un'offerta, ovviamente questa è nuova, un'offerta clamorosa per averla presa nuova. Quindi sono contentissimo. Ed eccola qui, questi sono i sportelletti. E andiamo. Allora, dovrebbe trovarsi da questa parte, quindi da quest'altra posizione. Tra l'altro, ragazzuoli, guardate pure la scatola come si presenta, davvero molto molto carina. Il color giallo vi piace, raga, quindi io ho optato per questo colore, ma se volete c'è anche color rosa, turchese e grigio. Che poi è un grigio molto scuro, somiglia un po' a un nero, si può dire. Comunque, eccola qui. Quanto è bella! Allora, la scatola è vuota all'interno, quindi possiamo anche posizionarla qui come sfondo. E questa è la console in tutto il suo splendore. Veramente, veramente carina. Adesso andiamo a vedere più nel dettaglio. Tra l'altro, ci ho comprato anche degli accessori, vi faccio vedere tutto quanto perché andiamo a unboxare assieme a questa console anche Pokémon Scudo, fatto dalla mia ragazza. Ancora la ringrazio tutt'oggi. Però prima passiamo alla console perché è la parte più importante, raga. Mamma mia, cioè sto tremando per un po' perché è un'emozione, scarto sempre una console nuova comunque. Che figata, che figata. Qui abbiamo tutta la manualistica. Intanto direi che ci vede prima questa e poi il pezzo forte. Quindi questa la appoggio da una parte. E andiamo ad aprire il tutto. Allora, piano piano. Ok. Vabbè, abbiamo i nostri manualetti di istruzione, sempre utili per qualsiasi cosa, insomma, anche se. E il nostro caricatore, perfetto per caricare ovviamente la nostra console, che se non lo sapete questa console ha una batteria di 3570 mAh, quindi, beh, diciamo che garantisce una giocata tra le 3 e le 7 ore, però in base al gioco, quindi su Zelda Breath of the Wild, anzi, ho sentito che su gioconi del genere, vabbè, questo mette male, comunque su gioconi del genere riesce a reggere di più il modello Lite che il modello standard. Infatti questa cosa mi ha sorpreso e è un pro di questo modello Lite. Comunque, da parte questa scatola l'ho appoggiata qua su così non mi dà problemi ed eccola qui con una fodera protettiva ovviamente e eccola, ma quanto è bella, raga! Quanto può essere bello questo giallo sgargiante! Spero stia mettendo a fuoco tutto. C'è anche un po' di riflesso. Bellissima. Col logo Nintendo Switch dietro, molto in evidenza. E beh, le caratteristiche penso le sapete un po' tutte. Questa qui, anche se ha il nome Switch, non è una console che switcha. Quindi è tutta compatta, è così. Lo schermo è da 5,5 pollici rispetto ai 6,2 della normale. E qui ci sono tutti i vari tasti, quindi quelli sul retro, qui per inserire le cartucce. Attenzione. Orwa. Qui il jack per le cuffie, la presa d'aria per far respirare la console, per alzare e abbassare il volume. Poi qui abbiamo il tasto d'accensione, sotto è ovviamente l'entrata per caricarla, che è un'entrata USB di tipo C, quindi molto moderna. E qui sotto ci stanno gli altoparlanti. E qui anche l'ingresso per la memory card. Non so quanto si riesce a mettere a fuoco perché ci sta un po' di riflesso. Però rende. È proprio luccicante, raga. Veramente, veramente bella. E qui, da come si può vedere, io ho comprato anche il vetro temperato e i copri analogici a forma di Pokéball che adesso andiamo subito a inserire. Ci siamo, glieli abbiamo messi e sono veramente fighi. Le Pokéball come analogici hanno quel non so che di tamarro, però tutto sommato ci stanno.
E questo è l'unboxing della console, ragazzuoli, guardate ancora quanto cavolo è bella. Ma l'unboxing non finisce qui, infatti oltre alla console abbiamo da spacchettare Pokémon Scudo, veramente fenomenale, che andiamo a sbustare subito, cacchierola, e non vedo l'ora di giocarci, assolutamente. Quindi leghiamoci subito questo cellophane. Ok, un po' tostino, ma tutto sommato si può sbustare facilmente. Ah, quanto è bello sbustare un gioco nuovo di zecca. Dovrebbe essere un po' di riflesso. Ok. Anche Pokémon Spada era figo, però Scudo c'ha quel non so che di più. Forse mi piace di più il leggendario. Comunque, eccolo in tutto il suo splendore. È la prima volta che apro una confezione della Nintendo Switch, dei videogiochi della Nintendo Switch. È veramente carina. Ci abbiamo questo foglietto che vabbè, parla di Meow come Pokémon e la schedina, la cartuccia di Pokémon Scudo. Bella, veramente una bella schedina. E questo qui era l'unboxing di Pokémon Scudo. Anche lo sfondo, molto sgargiante, ci sta. Bene, e questo qui era l'unboxing nella sua interezza. Quindi ragazzuoli, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se è stato così lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui, da Samus Smash è tutto. Bella raga!